Ehi, la ciurma, come promesso, rieccoci su Shop Equip 2 e devo tornare per un attimo al menu principale perché abbiamo visto che c'era quell'ambaradan che ci lasciava. Cosa sono tutte queste storie? Single player, vai su mondo convenienza. Ho sentito dei rumori bruttissimi. Ah, ok. Avevamo appena ricevuto l'ordine. Perché mi ha tolto i soldi? Ne avevo di più? Ah no, ho ordinato, stupido. Ah, c'è Sir Porchington. Buonasera, Shop Basic, Customers Exploration, Billboard, Shop Made Some Customer Trend. Ok, mi dice se per caso ti rubano la roba. Sì, ma... hai delle quest? Cuoci qualcosa, va bene. E consegna delle bottiglie a casa per casa. Va bene. Ma no, io avevo ordinato della roba, però. Mi scusi, buon uomo. Buon uomo, io avevo ordinato delle cose. Delle 5 quest completate. E? Ah, questi sono gli achievement. E? Primo oggetto, venduto il primo oggetto. Ma... sì, mi scusi, io avevo ordinato... Avevo fatto un ordine lo scorso gioco, ma salva non, mi sa che non salva un Kaiser sto gioco allora. Forse devi chiudere il negozio per salvare. Non so niente. Quindi ho solo 25, no, non ho neanche niente da vendere. Dovrò ordinare un sacco di bottiglie d'acqua. Una ancora ci sta. Vada, ordiniamo bottiglie d'acqua e andiamo a consegnare casa per casa. Mi dice la quest di vendere pa casa per casa, vero? Come faccio a vedere meglio le quest? Non con Q? Perché mi... Ah, ho un'altra skill che posso sbloccare. La stamina si consuma il 50% meno velocemente. Ci sta, vada. Cos'è che abbiamo? Qualcos'altro? Ah, order, scroll, skills, inventory. No, però skills. Ah, ok, ne abbiamo altre, sì. Combat, va bene, abbiamo 0. Management abbiamo... 2 e business 1. Il business! Come direbbe Tina. Abbiamo visto che è arrivato il nostro caro amico. Però... Uè, che laggata! Infatti molti si stanno lamentando visto che lagga a bestie. Però, no, scusate, io le quest dove le vedo? Con J, con L. Allora, che laggata di nuovo. Controls, chat, map, use item, interaction, jump, furniture, take screenshot, inventory, skills e le quests però. Come le leggo le quests? Forse sulla mappa. Bella! Dai, è un open world RPG alla fin fine, ma splendido. Però non... Io voglio vedere le quest, come... Mi scusi, come... Ah, ok. Ok. Ah, alle porte. Posso consegnarle alle porte direttamente così? Wrong item selected. Ah, ok. Ah, ma le vendo solo a 3 l'una, eh? Questo come è messo? No, mi sa che non posso venderla qua. Il venditore d'acqua porta a porta, dove siamo finiti? Ok. Questo è... un alchimista. Mi sa che non vuole la nostra acqua, l'alchimista. Ah, ok. Ma ce l'ha dati subito i 100? Sì, ottimo. Così possiamo comprare dell'altra roba visto che ci ha fatto sparire tutto il resto. Comprerei delle scarpe e delle altre bottiglie, 10 bottiglie, vada. Ma no, di nuovo! Perché si bugga sempre? Ah, forse ho capito.
Cioè, se faccio... No, boh. Credo che fosse un problema dovuto a quando facevo ESC stavo selezionando l'oggetto, ma invece no. Boh. Però abbiamo capito come risolvere il problema. È un bug, è chiaramente un bug. Allora, vai. Ma già si finisce la stamina infredita quest'uomo. Che poi è una donna. Respira come un uomo, ma è una donna. Vabbè, dovremmo farci l'abitudine. Non siamo sessisti noi, quindi non è un problema. Però, certo che potevano sistemare meglio un discorso. Scusate, non riesco più a selezionare la roba sul mio mouse. E apriamo il nostro negozietto. Vai. Poi. Devo andare a vedere dov'è che era il negozio di furniture. Io mi perdo ancora in sto villaggino. Era qua, ok. Voglio comprare un altro paio di piedistalli da mettere là. Non mi ricordo quanto costino. Ah, 25, va bene, compriamo uno, vada. Hai delle queste da darci per caso, visto che abbiamo scoperto. Ah. Mi sa che l'ho finta subito. Vuol dire che posso ordinare. Ah, posso ordinare i piedistalli direttamente adesso. Ok. Bene, il mio negozio è di qua. Ok. Mannaggia, ma devo fare tutte le volte questa strada qua a piedi. Per andare a fare le queste e tutto. Che strazio. Allora, mettiamo il. Ah, solo quando il negozio è chiuso, va bene. Adesso non ha più un orario di apertura, quindi. Ah, gli stivali sono andati via subito. Metto dell'altra acqua intanto. La vogliono l'acqua? Ah, dice che pagherà solo 3. E picchia. Ma scusa, e io la compro 3, come faccio a vendertela 3? Ma signore, mi pare un po' esagerata la sua richiesta. Non posso neanche picchiarlo, perché sennò poi dopo non viene più il suo. Allora, chiudiamo un attimo, visto che sono le 1 di notte, e mettiamo un altro piedistallino con un'altra bottiglia. Poi riapriamo tutto e vediamo se abbiamo da pagare delle tasse o da guadagnare qualche soldo qua. C'è della spazzatura? Sì, vediamo un po'. Strapiccolo. 66! Bestia! Beh, ci dà le altre missioni? Cosa... Watcher del... Ah no, deve... L'abbiamo appena fatta, non ne voglio. Paga le tasse, paga le tasse. Ok, un achievement. Quanto abbiamo? Ah, abbiamo un sacco di soldi in banca, ottimo. Ah, forse quando ci siamo sloggati le hai messe in banca, non lo so. Bello che fa quando fai il punto interrogativo te la apre dietro. Sì, ok. Allora, questo è livello 1. Some upgrades in the skill pen. Ma perché urla in questo modo? Vabbè. 210, ok. 1004,8. Ah, management, però ho bisogno di cuoco, fabbro e l'altro. E blacksmith. No, è fabbro e cuoco alchimista e fabbro. 210, quindi direi altri 100 di tasse e siamo a posto. Per sbloccare il cuoco, che tra l'altro ci attiva altre cose. Allora, io ordinerei un po' di scarpe, una maschera anche. Ci stiamo. 138. Sì, è un piedistallo. 158. Vada. Ah, mi ringrazio. Uff, sto bug. Queste gonne, questi bug. Ehi? Ok. Non gli piace proprio il fatto di avere sta roba. Come
col menu. Tra l'altro poi posso ingrandirla, suppongo. Custom Runner Revenue Expansion. Ok. Mi sblocca gli achievement 1000 ore dopo che li ho presi nel gioco. Oh wow, che laggata! Ok, che è in early access, però. Porca miseria. Ah no, allora chiudiamo il negozio. Facciamo una sezione di qua, così non è troppo oberata con la. No! Remove, ok. 8, lo voglio girare così, ok. Ci metto questa maschera qua che prezzo. No, aspetta, facciamo 10. Ok. Quanto l'ho pagata quella, abbiamo detto. Scusa, non mi ricordo già più. 80, quindi la mettiamo a 120. Vada. Ti apriamo di nuovo. Non c'è una cesta in cui posso lasciare questi oggetti inutili. Boh. No, di nuovo! Siamo già pieni di acqua. Vediamo se c'è qualche piedistallo che è da sistemare. Che mi rompono qua tutti i piedistalli. Sì, questa qua. Ok. Andiamo a esplorare un po', a vedere se per caso c'è qualche altra cosa. No, ma credo che non si possa fare niente al momento, perché tutti gli altri negozianti sono chiusi. Devo guadagnare soldi in tasse per poter. Però, magari mi danno un sacco di soldi per frugare la spazzatura. E ci diamo una lettera chiusa qua. Sì, ok, ma. Boh. It is actually all fine. Ok, meglio così. Dai, vediamo se compra la maschera. Ok, cos'era? È sparito, ha visto la mia maschera ed è sparito. Che cosa vuol dire? Buonasera Andrea Rigora. Ma che cosa? Perché questo? Adam Rigora, sarà il fratello? Avete le stesse abitudini di famiglia di sparire? Eh? No, ha comprato, buono. Grazie a lei. Arrivederci, è stato un piacere. Mettiamo delle scarpe qua. Le scarpe di legno, tra l'altro, mi pare di aver capito. Andrea, è una donna. È una donna Andrea. Andrea Manoman. Oh, l'ha comprata! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Sì, però devo andare a ritirare i soldi. Di questa vendita, mi sa, paghiamo un po' di tasse, vai, paghiamo un po' di tasse e ritiriamo i nostri 68 money e compriamo un po' di, che è successo? Un po' di piedistalli, 5 piedistalli, vada. Ah, è un'altra, devo comprare un'altra maschera, vabbè.
Sarà per la prossima, quando arrivano i piedistalli. Mi state distruggendo tutto qua. Questo sarà affezionati alla distruzione di quel piedistallo. Perché quando sono scontenti del prezzo si mettono a rompere tutto. Allora, comprate qualcosina per cortesia, perché ho bisogno di comprare una maschera. Non abbiamo, vero, da ritirare? Sì, abbiamo 50 da ritirare, beh, buono. Così ordiniamo una maschera. No skills, non inventory, order scroll. Ah, perché non, io uso Kuma, devo usare tab. Vai con una maschera. Vada. Come something is being stolen? Wait. Ma ridammi la mia acqua. Porca miseria. Ti pare il caso? Ma. Che pezzente, rubare una bottiglia d'acqua. Abbiamo finito gli stivali? È arrivato un nuovo ordine. La maschera, provo a piazzare i piedistalli. E mi sa che aggiungerò questa maschera qua e poi dopo. No, non posso chiudere il negozio adesso, però c'è un sacco di gente che arriva, che va, che viene. Facciamo che piazzare la maschera. Se mi compra un'acqua, signora, sarei molto. Ma come? Ma ti pare? Ma avete mai visto uno in un negozio che si mette a prendere a calci la roba perché non vuole pagare l'acqua? Poi è vero che l'acqua è che. Cioè, non ho mai pagato 8 euro una bottiglia d'acqua, però. A me la fa pagare 3 euro all'ingrosso. Prego, venga, signora Ruta Rigora. Yeah! Grazie a lei, signora, è stato un piacere fare affari con lei. Ah, Eligius, è quello di prima, è il nostro Eligius Manman. Beh, è un bravo uomo, bravo, bravo, è un bravo uomo. Sta arrivando qualcuno al negozio? Sì, quel tizio. Voglio vedere, voglio verificare una cosa. Se io chiudo il negozio mentre sta arrivando, cosa fa? Ah, se ne va via. Ok. Vuole sapersi, così non dissuadiamo la gente. Cioè, nel senso, non è che se apro e chiudo in fretta, allora lui non se ne accorge e entra uguale. Se ne sta proprio andando via. Acqua ne ho qua. No, mettiamo un altro. Mettiamo un altro piedistallo di qua. Ok, e ci mettiamo un'altra acqua. Ok. Ma. Mi scusi, il negozio era chiuso. Boh. Boh. Ma posso chiuderlo anche e aprirlo da qua? Scusate. Eh sì, bellissima l'apertura da remoto! Cioè, l'avevano già inventata nel medioevo l'apertura da remoto. Che storia, Jill, per caso hai dei soldi? Oh, dammi sti soldi, che io ti pago le tasse, apparel e. Ah no, devo metterteli. Per poi pagare le tasse. Ah, perché li prende a quelli. Ok, se ce n'è. Sì, ce n'è solo 37. Ok. Va bene. Ma, oh, abbiamo 234. Quindi questo vuol dire che possiamo comprare il cuoco. Quanto costa il prossimo il cuoco? 4.008. La pepetta. Compriamo delle scarpe. Visto che non abbiamo scarpe. Vai. Allora, abbiamo sbloccato il cuoco che è qua. Ok, ma voglio andare a vedere se per caso il tizio c'ha altre quest per noi adesso. No. Vende solo i piedistalli che tra l'altro costano di più. Allora. Che schifo! Perché tutte queste mosche? Posso pulire, mi scusi? No. Vabbè, ok, let's make some cool food. Ok, devo dargli quello che gli serve. Cosa che ha bisogno? Un latte e due
Grano. Ok, anche delle quest per me no. Un latte e due grano. E noi abbiamo una quest che ci chiede di cucinare qualcosa. Va bene. Ma tanto non abbiamo soldi, quindi è inutile che andiamo a cucinare perché non possiamo comprare il latte e il grano. No? Ah, avevo ordinato degli stivali, tra l'altro. Devo prendere questi stivali. Poi, tra l'altro, è notte, la gente non compra. Ho qualcosa da ritirare? No, niente. Altrimenti avrei da pagare anche le tasse. Hai delle queste nuove? Dai, mi dia delle queste nuove. Non solo consegna dell'acqua, che però... no. Che però no, spora. Allora, andiamo a piazzare questi stivali qua in vendita e niente, e niente. You can't cook yourself. Ma vediamo un attimo. No, gli achievement sono solo 14 davvero adesso. Sono solo 14. Ehi, carichiamo qualcosa? Ah no, perché sta scaricando tipo il mondo di aggiornamenti. Va bene. Vabbè. Ah, ok. Ah, ha comprato la maschera, bellissimo, siamo di nuovo ricchi. Va bene. Ma detto questo, io credo di potervi salutare. Ah, esco e non mette in pausa. Bella storia. Non c'è un tasto per la pausa. Mi sa di no. Ma cosa vuol dire enable furniture Z? Boh, vabbè. Comunque, detto questo, io vi saluto per questo episodio. Può essere tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Shop Equip 2, l'episodio numero 3. E buona giornata. Ciao!